Oggi, 20 settembre 2023, là in fondo a Siria. Ecco, sempre la stessa partenza e poi vado verso il piccolo impianto. Un gioco nel telefono? Sì, ho già imparato a mettere. E che gioco è? Io chiedo al babbo, mi puoi dare il telefono? E mi metto il gioco. E che gioco è? Facile? È un gioco che deve diventare, ci sono tantissimi colori. Ci sono 5 colori. E puoi fare 5 mosse. Ah! E deve diventare tutto di un colore. Ma se ci sono 4 mosse e 3 colori, puoi farcela. Bravo, dai. Allora, adesso glielo spiego a Matteo. Guarda, qui faccio il giro del piccolo impianto vicino alle case, ma che è qua. Quello lì, devi guardare se davanti c'è nessun animale quando passo, perché sennò dopo mi prendo paura e scappo e non finisco di fare il film. Questo è il piccolo impianto. Il mio assistente è Pedro Morales e io sono Guerino Siroli. A Siria. Questi, vedi, sono gli alberi, ce n'è uno che non è morto, è un pesco quello, Pedro. Ok, adesso dobbiamo andare nel primo filare. Pedro, alza le... mi devi controllare se ci sono degli animali. E se ci sono degli animali, dico, ci sono degli animali. Va bene. Allora, qui siamo nel primo impianto. Nel primo filare. Perché io dopo questo lo devo spedire. Ecco, ho visto una farfalla. E dove? È andata via. Vedi lì dove c'è la corda, vuol dire che lì è morto l'albero. Lì, guarda, quella lì. Dove quella è la messa morto. Matteo. È morto quell'albero. È morto. Però quello invece tagliato sta nascendo nuovo. Sta nascendo uno nuovo. Ecco. Sono le ore 18:45. Aggiungiamo anche l'orario, che è importante. Il tempo non è proprio solare. Invece da Matteo è proprio solare. Ah, sì. Secondo filare. Questo è il secondo filare. I pioppi si stanno crescendo. Dopo essere capozzati. Io davanti a me vedi niente te, Pedro. Pelo. Opla, cado. Cosa dici? Cosa hai detto? Questi ci sono dei fichi che dovevano essere raccolti un po' prima. Però se io prendo questo per me è ancora buono. Vuoi sentire? O lo mangio io? Ma a me mi sembrano abbastanza piccoli. Ah, questi sono piccoli. Però è dolce. No, fa sentire a me. Ecco. Sì, è un altro piccolo.
Ah no, sono finiti. No. Va bene. Passiamo al terzo filare. Vedro davanti, guarda se c'è degli animali. E questo è il terzo filare. È meglio lecca lecca lì, però c'è una mela, mi sa. Lì, guarda lì in quell'albero lì. Prova a toccarla. Lo puoi staccare anche. Ecco. Non è una mela. È una mela pera. Se vuoi puoi provare a mangiarla. Quante cose devo mangiare? No, no, prima finisci il lecca lecca, dai. Dammela a me se ti dà fastidio. Dammela a me se ti dà fastidio. Ecco. Siamo arrivati in fondo al terzo filare. Questo è l'albero innestato. Diciamo che ha mollato ha fatto cadere le foglie prima dei tempi, però qui c'è dell'uva che una volta l'appendevano perché è molto dolce, l'appendevano nei soffitti in modo che diventasse appassita. Ecco, andiamo nel quarto filare. Quarto filare, come vedi qui il porca miseria, sono le pere cotogne. Il pero cotogno è stato svuotato di tutte le sue pere, frutti, e diciamo sono stati raccolti. Comunque la maggior parte sono bucati, però per fare della marmellata si deve lavorare, ma viene bene. Davanti a me c'è una cosa c'è? Che c'è? Sembrava un uccello morto, ma non è uno. C'è quello lì da soffiare, quelli. Ma che cos'è? Qual è quell'insetto? Quale? Quell'insetto lì della Puglia. Dove? Ah, c'era una zanzara. No, è rosso. Beh, è rosso. Boh. Allora è un coso, è una... non è che sia una cocciniglia oppure... È una cocinella, no, perché... Davanti... No, cocciniglia io ho detto. No. Ma qual è la cocciniglia? Cocciniglia sono molto più piccoli della cocinella e molte volte... No. Quello era più grande della coccinella. E poi c'aveva davanti la parte rossa e di dietro la parte bianca, la parte bianca. Quinto filare, già che lo riesca a definire, perché dopo un po' ci perdiamo. Vedi quelli lì, altri due alberi che sono morti. E allora Matteo ci ha messo il filo che dopo... Sono morti, non vedi che sono secchi? Beh, sono morti. Ma diventano secchi dopo quando sono morti. Qui c'è una mela. Guardiamo com'è sta mela. Proviamo. Questa è la mela. Questa è la mela. E questa la devo tenere io. Adesso ho tre cose. Ah. Un altro vedi lì, un altro secco. Anche quello lì però è secco. Però non è stato segnato quello. Quello è stato secondo segnato. Secondo me perché si vede. Quello è stato segnato, un altro. Però, lì. Ma...
in realtà non si dovrebbe neanche mettere perché si vede. Sì, però Matteo è dovuto andare via e dopo le ha segnate per farlo conoscere anche agli altri, quelli che sono qui, che abitano qui. Allora, questo è il sesto filare. Qui gli alberi sono un po' più piccoli, però vedo che stanno venendo fuori. Piccoli, ma buoni, si diceva. Ecco. Voilà. Sesto. C'è un po' di frumento in mezzo. Mais. Quelle, vedi Pedro, sono le piante di mais, quello che piace molto al babbo, che ne producono molto là in Messico. Ok, adesso torniamo lungo il fosso come al solito e vediamo un pochettino l'erba com'è. Ma io voglio vedere un po' il fosso se c'è l'acqua. Lì, guarda lì, ma non lo so se la vedo. Non andare dentro, okay. Ah, perché dentro se c'è l'acqua che è sotto l'erba non la vedi e dopo ti bagni. Ecco, qui tenta di piovere, sta facendo alcune gocce. Qualche goccia. Quella è... Poi dopo, come al solito, faccio vedere una panoramica vista dal canale. Ecco, una panoramica dell'impianto vista dal canale. Ecco, lui deve fare da assistente, invece vuole fare da regista. Ecco, o se no da protagonista. Ok, adesso andiamo nel piccolo impianto attaccato alla tenda bianca, dove sono entrato con la falciatrice. Qui è rimasta un po' di uva appassita. Tanta. Un po' acida. Okay. Va bene, vado avanti per fino alla tenda bianca. Lì c'è una piccola melina. Qui devo abbassare la testa. Non si passa. Attento che fa la molla, ecco. Ecco, sono arrivato alla tenda bianca, adesso torno indietro questo passo qui vicino e torno indietro di qua, boh, di qua poco cado. Ecco qua. Un animale. Dove? Ma non è vero. Che è grosso o piccolo? Oh, c'è un animale qui. Dove? Qui, nel qui. Nel culo? No, si può. Come fa? Cosa fa? Oh, guarda, qui lì c'è l'uva pistolona, perché è lunga, molto lunga. Adesso la faccio vedere di qua. Ecco, esco e poi faccio una panoramica vista dal di qua. Adesso intanto vediamo ancora quest'uva pistolona com'è. Questa è uva pistolona. Buona.
Quella bianca ancora non è matura. Buona. Piace. A me piace. Eccoci qua. Un chiccolo molto lungo. Ecco. Faccio vedere da lontano. Allora, quella è la tenda bianca, poi viene visto tutto il piccolo impianto al di fuori e poi mi allontano e faccio una panoramica. Fate guardare la farfalla. Dov'è? Ah, bianca. Ok, questa è la situazione il 20 di settembre. Matteo, ci sentiamo la prossima settimana. Chiudo.